6-0, un risultato che parla da solo, ma voglio iniziare questa intervista rivolgendomi al coach Mosa, che ha lavorato da anni su questi ragazzi, perché specialmente 3 dei 6 gol sono nati grazie all'insegnamento ripetuto e fatto continuamente in queste settimane, in questa settimana durante le lunghe. Abbiamo il gioco, abbiamo i nostri movimenti, abbiamo la nostra qualità e dobbiamo sfruttare quello. Se noi seguiamo, non improvvisiamo, andiamo in campo tutti con l'idea di essere squadra, alla fine lo facciamo. Io mi complimento con i miei attaccanti che hanno trovato soluzioni belle, che piacciono anche la gente che viene a vedere, però io dico che loro sono stati molto più bravi quando eravamo non in possesso di palla, perché sono stati i primi a raddoppiare, i primi a pressare, i primi a correre e i primi a dare equilibrio alla squadra. Quindi sono contento per quello che hanno realizzato in fase di gol, ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto in chiave difensiva, perché questa è la nostra caratteristica principale, quella di essere un blocco unico che sa difendere. Quando quasi tutti prendono i nostri difensori, io ho sempre detto che siamo la squadra che deve difendere gli attaccanti. Oggi gli attaccanti hanno difeso bene e in questa maniera non abbiamo mai avuto grandissimi pericoli, se non nessuno. No, cioè 6 reti e 5 fare il gol, e parlando di attaccanti che hanno cercato di dai e vai, molto spesso da questo non ha spento il primo gol di Peluso e la doppietta di Peluso con questo lancio cambio di fronte di gioco e lancio in verticale il primo gol di Peluso di esterno destro messo dentro. Cioè si vede che la squadra comincia a, diciamo, a entrare in sintonia perfetta per quelle che sono le tue regole. Un'unica cosa forse non è andata, un attimino nel primo tempo, un minuto di amnesia difensiva su un paio di palloni entrati in area che sono mia, come mia, vero? Io dico, ho già detto, la squadra entrare in campo, portandoci il fardello di tutti questi gol che abbiamo preso tra lunghe e campionando, questo ci ha tolto un po' di sicurezza e di certezza. Invece di fare 5 passi avanti, cercavamo di fare 5 indietro, questo è quello che io chiedo a loro, però è naturale, lo sapevo, e dopo una serie di partite dove prendi gol, è normale che qualche tipo venga nella testa, lo dobbiamo togliercelo e dobbiamo rigiocare un calcio che è portato a riconquistare palla della loro metà campo e non certamente della nostra. Perfetto, grazie.